Oggi torno con un'altra lezione e, come vedete, si parlerà di storia, in particolare dell'impero romano. Ho trovato questa mappa che fa vedere l'estensione dell'impero romano ad occidente ed oriente. E quindi oggi vi parlerò un po' di questo. Come sempre ci tengo a specificare che non sono assolutamente un'esperta in materia. Alcune informazioni che vi do potrebbero essere inesatte e in tal caso vi esorto a correggermi. È semplicemente un video a scopo rilassante e informativo. Non ho nessuna pretesa di essere una divulgatrice o altro. È semplicemente un mio interesse personale che ho approfondito. Allora, vediamo qui l'estensione dell'impero romano. È importante notare che le frontiere dell'impero romano d'Occidente variavano nel tempo a causa delle conquiste, delle perdite territoriali e delle migrazioni di popolazioni. Inoltre, l'impero romano d'Occidente fu afflitto da crisi politiche ed economiche che alla fine portarono al suo crollo nel 476 d.C., quando Odoacre, un generale barbaro, depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto. Questo segnò la fine dell'impero romano d'Occidente e la divisione dell'impero in due entità separate, con l'impero romano d'Oriente che sopravvisse per molti altri secoli, noto anche come l'impero bizantino. Oggi vediamo appunto l'estensione dell'impero post-divisione, quindi quello d'Occidente e quello d'Oriente. All'apice della sua estensione territoriale, nel secondo secolo d.C., l'impero d'Occidente comprendeva una vasta area che includeva gran parte dell'Europa occidentale, la penisola italiana, l'Africa settentrionale, la Spagna e altre regioni circostanti. L'impero aveva un vasto sistema di commercio e trasporti che collegava queste diverse regioni e consentiva il flusso di risorse tra di esse. Questi vantaggi economici derivanti dalle conquiste territoriali hanno contribuito a sostenere la prosperità e la potenza dell'impero romano per molti secoli. E andiamo a vedere adesso più da vicino questi territori. Partiamo naturalmente dal cuore dell'impero romano, l'Italia. E l'Italia contribuiva con una vasta gamma di risorse, tra cui il grano, il vino, l'olio d'oliva, il marmo e altri materiali da costruzione. Passiamo alla Gallia, che era una regione che comprendeva gran parte dell'attuale Francia,
risorse agricole, tra cui grano, vino e altri prodotti alimentari. Inoltre, le miniere di ferro e la produzione di stagno erano molto importanti per l'industria romana. Abbiamo poi l'Ispagna, che includeva la penisola iberica, quindi l'attuale Spagna e Portogallo. La Ispagna forniva una varietà di risorse, tra cui metalli preziosi come l'argento, il rame e l'oro, ed era anche conosciuta per la produzione di olio d'oliva, vino e altre colture agricole. Abbiamo poi la Britannia, che corrisponde all'attuale Gran Bretagna, sebbene l'impero in realtà abbia avuto solo il controllo parziale di questa regione. Nonostante il clima meno favorevole, la Britannia contribuiva con stagno, piombo, rame e altri metalli, oltre a legname e pelli. Passiamo poi all'Africa proconsolare. Questa regione comprendeva l'attuale Tunisia, parti della Libia e dell'Algeria, e l'Africa contribuiva grazie alla produzione di grano. In particolare l'Egitto era noto come il granaio di Roma. Inoltre, in Tunisia vi era la produzione di olio d'oliva. Abbiamo poi l'Africa settentrionale. Questa parte l'impero romano includeva l'attuale Algeria e Marocco. Abbiamo poi l'Illirico, che era situato nella penisola balcanica e comprendeva parti dell'attuale Albania, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia. Poi abbiamo la Pannonia, che era situata nell'attuale Ungheria, Austria, Slovenia, Croazia e Serbia. Abbiamo poi la Dacia, che corrisponde all'attuale Romania, e parti della Moldavia, dell'Ucraina e della Bulgaria. Abbiamo poi le isole Sardegna e Sicilia. E veniamo adesso. Veniamo alle fasi di conquista che si sono sviluppate nel corso dei secoli. Vediamo un po' le tappe principali. Partendo dalla Repubblica Romana, che fu fondata nel 509 a.C., e durante questo periodo Roma iniziò a espandersi attraverso la conquista
di territori vicini alla penisola italiana. Questo includeva la conquista di città-stato rivali come Cartagine durante le guerre puniche, dal 264 al 146 a.C. Abbiamo poi la conquista delle province mediterranee, infatti nel corso del III e I secolo a.C. Roma estese il suo dominio su queste province, inclusa la Grecia, l'Asia Minore e l'Egitto. Questo periodo vide anche l'ascesa di grandi comandanti come Giulio Cesare e Pompeo. Più nel dettaglio, durante il III e il II secolo a.C., Roma iniziò a espandersi verso est, attraverso la conquista delle regioni greche. Questo processo coinvolse conflitti con le città-stato greche e il regno di Macedonia. Nel 197 a.C. la vittoria romana nella battaglia di Cinocefale portò alla sottomissione della Grecia alla Repubblica Romana. Nel corso del II secolo a.C., Roma iniziò a espandersi in Asia Minore, la parte occidentale dell'attuale Turchia. La regione era contesa tra Roma e il regno di Pergamo, ma alla fine divenne una provincia romana. Questa regione era di grande importanza strategica ed economica per l'impero. La conquista dell'Egitto avvenne sotto il regno di Cleopatra VII, che governava l'Egitto come regina. Nel 30 a.C., dopo la sconfitta di Cleopatra e Marcantonio da parte di Ottaviano, l'Egitto divenne una provincia romana e questa acquisizione fornì a Roma una ricca fonte di grano e risorse. Durante il III secolo d.C., l'impero romano estese il suo controllo sull'Africa settentrionale, inclusa l'attuale Tunisia. E come ho detto prima, questa regione era conosciuta come Africa proconsolare ed era un'importante provincia agricola e produttrice di grano. Roma conquistò poi numerose isole nel Mediterraneo, inclusa la Sicilia, la Sardegna e la Corsica, ed erano importanti per la loro posizione strategica e le risorse naturali. Le guerre mitridatiche combattute tra Roma e il regno del Ponto sotto Mitridate VI portarono alla conquista di parti dell'Asia Minore e di altre regioni dell'Oriente. Infine, l'imperatore Traiano estese ulteriormente l'impero romano nell'Asia orientale, conquistando parti dell'Armenia e della Mesopotamia, oltre alla Dacia nell'attuale Romania. Tornando un attimo alla sequenza delle tappe di conquista,
Mediterraneo abbiamo la conquista della Gallia, che avvenne tra il 58 e il 50 a.C. e Giulio Cesare condusse le famose campagne galliche che appunto portarono alla conquista dell'attuale Francia e Belgio. Abbiamo poi la conquista della Britannia da parte dell'imperatore Claudio tra il 43 e l'84 d.C. Abbiamo poi l'estensione verso est e Dacia nel secondo secolo d.C., condotta dagli imperatori Traiano e Adriano. Poi, durante il secondo e il terzo secolo d.C., Roma estese i suoi confini verso nord nelle regioni dell'attuale Germania e del nord Europa, e questa espansione incontrò grande resistenza da parte delle tribù germaniche. Abbiamo poi la conquista dell'Africa settentrionale durante il terzo secolo d.C. Nel IV e V secolo d.C. l'impero romano continuò a espandersi verso est in Asia Minore, e Costantino il Grande, l'imperatore che convertì al cristianesimo, fondò la città di Costantinopoli nel 330 d.C., che sarebbe diventata la capitale dell'impero romano d'Oriente. Infine, nel V secolo d.C., l'Africa del Nord, compresa l'attuale Algeria e Marocco, divenne parte dell'Impero Romano. Vediamo adesso i territori dell'Impero Romano d'Oriente, che comprendeva una vasta area, e adesso li vediamo più da vicino. Abbiamo l'Anatolia, che è l'attuale Turchia, ed è stata una delle regioni più importanti dell'impero bizantino, con Costantinopoli come capitale. Questo territorio era una regione chiave per il commercio, essendo situata all'incrocio di molte rotte commerciali, ed era anche un importante centro di produzione di grano, lana, seta e minerali. Abbiamo poi la Grecia, faceva parte dell'impero bizantino. La Bulgaria occidentale. Abbiamo i Balcani meridionali, che comprendevano parti dell'attuale Macedonia, Serbia, Montenegro, Croazia, Albania. Abbiamo l'Egitto con Alessandria come città più importante, che faceva parte dell'impero bizantino, parte dell'impero fino alla conquista araba del VII secolo, e l'Egitto era famoso oltre che per la sua produzione di grano anche per la produzione di lino e papiro. Passiamo poi all'Africa
Siria e alla Palestina. Questa regione corrisponde all'attuale Siria, Libano, Israele, Giordania e parti dell'Arabia Saudita. Queste regioni fornivano olio d'oliva, vino e servivano come importanti centri commerciali e culturali. Abbiamo poi l'Armenia, che corrisponde all'attuale Armenia e parti dell'Azerbaigian e della Turchia orientale. La Mesopotamia settentrionale, che comprendeva parti dell'attuale Iraq e Siria. Facevano parte dell'Impero Bizantino anche le isole greche Eubea e le Cicladi. L'Impero Bizantino mantenne il controllo temporaneo su alcune parti dell'attuale Sicilia e Calabria. L'isola di Cipro faceva parte dell'impero. Le isole di Creta e le isole dell'Egeo facevano anche parte dell'impero ed erano importanti per la produzione sempre di vino, olio d'oliva e altri prodotti agricoli. Abbiamo poi l'Asia centrale e orientale, come ho già detto, alcune parti dell'Armenia, dell'attuale Armenia, della Georgia, Azerbaigian, Iran, Iraq Vediamo adesso, anche per l'Impero Romano d'Oriente, le diverse fasi di conquista territoriale. Dalla fondazione e il consolidamento, l'Impero Romano d'Oriente ebbe origine quando l'imperatore Costantino il Grande trasferì la capitale dell'Impero Romano da Roma a Bisanzio, ribattezzandola Costantinopoli nel 330 d.C. Durante il regno di Costantino l'impero si espanse per includere parti dell'Asia Minore e dell'Egitto, consolidando il suo controllo su queste regioni. Gli imperatori Giuliano e Valente cercarono di estendere il dominio dell'impero nella regione dell'Armenia e della Mesopotamia nel IV secolo d.C. Queste campagne videro conflitti con l'impero persiano, Sasanide, e culminarono con la conquista temporanea di alcune parti di queste regioni. L'impero d'Oriente consolidò il suo controllo sull'Egitto durante il regno dell'imperatore Teodosio I, nel IV secolo d.C. e durante il V secolo d.C. l'impero d'Oriente si scontrò con le tribù isauriche nell'Asia Minore. Dopo la riconquista dell'impero romano d'Occidente da parte di Giustiniano I, l'impero romano d'Oriente cercò di riunire l'impero in una sola unità. Questo sforzo portò alla conquista di alcune regioni occidentali, come l'Italia e la costa meridionale della Spagna,
sebbene questi territori vennero poi persi successivamente. Durante il regno di Giustiniano I, l'impero d'Oriente intraprese campagne militari per riconquistare le province occidentali dell'impero. Ciò portò alla riconquista temporanea di molte regioni balcaniche, tra cui l'Africa settentrionale, l'Italia e parte della Spagna durante il VI secolo d.C. Una delle sfide più significative affrontate dall'impero bizantino fu la conquista islamica nel VII-VIII secolo. Gli arabi musulmani, guidati dalle espansioni dell'Islam, sottrassero all'impero bizantino regioni cruciali come l'Egitto, la Siria, la Palestina e la Mesopotamia. Dopo un periodo di declino e anarchia interna, l'impero d'Oriente subì un periodo di ricostruzione e rafforzamento durante la dinastia Macedone, dal IX al XI secolo d.C. Questo periodo vide anche una crescita culturale e l'affermazione della Chiesa ortodossa. Nel XII secolo l'impero bizantino subì un progressivo declino a causa delle invasioni dei turchi e delle crociate. La caduta di Costantinopoli nel 1453 segnò la fine dell'impero romano d'Oriente. E con questo io concludo il video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vorreste vedere altri video di storia. Vi auguro una buonanotte e vi ringrazio di avermi ascoltata. Ciao ciao.